Bene, poi ci sono le opportunità che vengono dal settore primario, o meglio, parliamo dei giovani agricoltori che applicano nelle loro aziende l'innovazione. A caccia di questi progetti, beh, c'è Oscar Green, la nuova edizione 2019, scadrà a marzo il servizio. Scatta la corsa all'Oscar Green 2019, il concorso promosso sul territorio nazionale da Coldiretti che coinvolge tutte le delegazioni provinciali dell'associazione di categoria. Una chiamata rivolta agli oltre 55.000 giovani italiani che hanno investito in agricoltura e sono i protagonisti di un cambiamento epocale fondato proprio sul settore primario. Il 19 marzo sarà il termine ultimo per le iscrizioni e, come per le edizioni precedenti, la marca trevigiana sarà ancora una volta pronta a distinguersi. Beh, dopo un'esperienza ultradecennale, diciamo, questa iniziativa che coinvolge tantissime imprese a livello nazionale, ovviamente Coldiretti, ma è aperta a tutti quelli che vogliono partecipare, quindi iscriversi poi all'associazione, credo che per i giovani sia una grande opportunità di far conoscere quella che è la loro iniziativa imprenditoriale e soprattutto le opportunità che possono essere collegate a far conoscere la loro iniziativa imprenditoriale. Oscar Green premia le aziende più innovative, aziende agricole che hanno voglia di stare sul mercato, che hanno voglia di crescere e di stare al passo con il mondo. Un'opportunità aperta a tutti, non solo alle aziende iscritte a Coldiretti, e una grande vetrina che può essere un volano per gli imprenditori che vi partecipano. 6 le categorie in concorso, che valorizzeranno dalla cultura d'impresa ai prodotti tipici, ma anche sostenibilità ambientale, il fare rete, l'impegno per il sociale e la creatività. Teniamo conto che l'Italia in Europa rappresenta l'agricoltura più giovane che esista, proprio perché sono tantissime imprese giovanili che continuano a iscriversi all'attività agricola e quindi ad avviare iniziative. È ovvio che i giovani devono farsi conoscere perché le loro idee possono far scuola per il futuro. Sicuramente la marca trevigiana, ci sono tantissime idee che si sono, diciamo, fatte valere negli anni, attraverso anche le varie IGP che ci sono nella nostra provincia, quindi soprattutto con il radicchio, con l'asparago. Aziende che comunque utilizzano un marchio, ma che dopo sanno anche valorizzarlo. Come nuove colture è stato presentato il progetto della canapa a uso alimentare, che nell'ultimo tempo è sempre più in voga, e proprio qui vediamo che le aziende agricole ci stanno credendo e stanno utilizzando risorse proprie aziendali per portare avanti questo progetto. Un settore, quello primario della marca trevigiana, vivace e in continua evoluzione, grazie anche alla sempre crescente presenza di imprese giovani che Coldiretti Treviso è pronto ad affiancare con risposte adeguate. Sappiamo bene che oggi le esigenze per le imprese sono mutate rispetto al passato, sono molteplici e quindi anche come Coldiretti dobbiamo essere in grado a Treviso di fornire risposte adeguate, sia appunto per le esigenze legate all'export, sia le esigenze di analisi di bilanci, quindi analisi consulenziali sotto un profilo economico-finanziario, sia sotto un profilo tecnico-economico, che rappresentano sfide per il futuro e dobbiamo accompagnare le imprese dandogli servizi sempre con personale più qualificato possibile.